Ciao a tutti, oggi vorrei parlare di un problema che affligge i nostri pomodori. Parlo del marciume apicale. Marciume apicale, qui, non è una malattia, è una fisiopatia della pianta. Si manifesta col classico culo nero, scusate l'espressione, ma è riconosciuta così. In pratica è un marciume che emerge sul fondo del pomodoro, e per il quale una volta si manifesta non vi è cura, almeno sui frutti già colpiti. Prima di cercare una soluzione al problema, sarebbe utile capire il perché succede una cosa del genere. Allora io dividerei il video in due parti. In una parte darei le nozioni base per evitare o per diminuire il più possibile la possibilità di avere questo tipo di problema. Seconda parte invece guarderemo le soluzioni, le possibili soluzioni, non per i frutti già colpiti, questi ormai sono da buttare, ma per quelli che ancora devono nascere. Il marciume apicale è un problema dovuto alla carenza di calcio che colpisce i frutti della pianta quando questi sono appena nati oppure sono in maturazione. Guardate questi. I frutti vengono poi portati comunque a maturazione, ma non sono commestibili, vanno eliminati. Ecco, guardate questo. Questo è già quasi maturo, però la parte sotto è necrotizzata. Il frutto è inservibile. Interessante quindi capire il perché la pianta a un certo punto, per quanto sia rigogliosa e bella, va in carenza di calcio. I motivi possono essere svariati. Ad esempio, i pomodori sono molto molto sensibili alle variazioni di irrigazione, ovvero sono sensibili se c'è troppa acqua o troppo poca acqua, e soprattutto sono molto sensibili agli intervalli di tempo tra un'innaffiata e l'altra, se queste non sono regolari. Voi vi direte, ma ogni quanto vanno innaffiati i pomodori? Questa è una domanda complessa, perché dipende dal tipo di terreno, se è sciolto o argilloso, dipende se avete fatto pacciamatura e con che cosa. Dipende dal tipo di acqua che avete, dipende se sta piovendo molto come in questo periodo o se non piove come l'anno scorso. I motivi sono molteplici. Quindi ogni quanto innaffiare i pomodori? Su questo potremmo scrivere un'enciclopedia. Ci sono persone che non innaffiano praticamente mai, 2 o 3 volte al massimo. Ci sono persone che innaffiano una volta a settimana. Personalmente io innaffio ogni 4-5 giorni, escluse le piogge. Io mi trovo bene così. Non è una regola, voi fate come vi trovate bene. Vi ripeto sempre, io vi parlo da apprendista, imparo su me stesso, sulle mie esperienze. Anno dopo anno cerco di affinare ciò che ho imparato l'anno prima. Quindi io ogni 4-5 giorni innaffio. A voi la scelta su quanto innaffiare i vostri pomodori. Non per ultimo, ci sono alcune varietà di pomodori più sensibili di altre al marciume apicale. Per esempio, quelli lunghi affusolati come i San Marzano, oppure quelli rotondi come il cuore di bue. Io personalmente, a parte qualche San Marzano che ho avuto in regalo, non ne ho comprati, cuore di bue non ne ho messi, perché gli altri anni, per quanto mi sforzassi, continuavo ad avere questo problema. E in parte ce l'ho anche quest'anno, seppur in modo ridotto. Adesso vi spiegherò il perché. Entriamo quindi nel vivo della parte del video, in cui parliamo delle tecniche da utilizzare in fase preventiva per cercare di minimizzare i danni o addirittura di non avere questo tipo di problema. Ad esempio, partiamo dalla buona pacciamatura con paglia sterile oppure con teli. Al di sotto di questa è consigliabile un'irrigazione a goccia. Se vi interessa, troverete un video che ho fatto qualche tempo fa sulla stesura dei teli e dei tubi. Questo perché l'impianto a goccia garantisce un assorbimento costante e lento dell'acqua. È più facile da dosare, se voi sapete quanti litri ora escono dagli ugelli potete regolare l'irrigazione e date il tempo alla pianta di assorbire l'acqua. Soprattutto non bagnate il fusto e non bagnate le foglie, perché sono veicoli poi di malattie, di funghi e quant'altro. Un altro accorgimento è quello di potare, di sfeminellare costantemente la pianta. Togliere i getti ascellari, togliere tutti i polloni e i rami che toccano poi terra, dare così respiro alla pianta. Io utilizzando tutti questi accorgimenti quest'anno ho ridotto parecchio la formazione
pomodori con questo problema. Vi dicevo, allora ho tolto per quanto possibile tutte le varietà di cui vi dicevo prima più sensibili a questo tipo di problema, ho pacciamato, ho messo goccia a goccia, ho potato costantemente i pomodori togliendo appunto le femminelle, i getti ascellari e i polloni da terra, e di 96 piante ho problemi soltanto su 5-6 di queste, quindi posso ritenere abbastanza soddisfatto. Ciò nonostante il problema è sorto e quindi sto cercando di approfondire. Quindi, ricapitolando, sempre se volete seguire un po' quello che ho fatto io, con me ha funzionato, poi vedete voi, io ho usato il telo per pacciamare, l'impianto a goccia, ho potato costantemente, ho tolto le femminelle, ho tolto i polloni e ho cercato di areggiare le piante il più possibile, distanziandole di circa 40-45 cm l'una dall'altra. Se proprio vi dovesse succedere che qualche pomodoro presenta il problema della marciume apicale, allora a quel punto dovete correre ai ripari. Ora si apre un altro fronte. Lasciare i pomodori malati sulla pianta per accentrare lì tutti i problemi o toglierli e concentrare le risorse nutritive sui pomodori sani. Io preferisco quest'ultima soluzione. Preferisco toglierli, dare il nutrimento ai pomodori sani. Scegliete voi la soluzione migliore. Questi li tolgo, nutrimento voglio che vada questi sani. Non è detto sia la soluzione giusta, io vi parlo sempre da apprendista contadino, poi voi fate le vostre scelte, fate le vostre ricerche. Io l'anno scorso ho fatto così e mi sono trovato abbastanza bene. Arriviamo adesso alla seconda parte dell'articolo, ovvero avete preso tutti gli accorgimenti possibili, però nonostante questo qualche pomodoro si ammala. Adesso vi stavo facendo vedere, a distanza di tre piante dall'altra che vi ho fatto vedere prima, questa, pur essendo della qualità tipo San Marzano, non ho un solo frutto malato. Quindi dipende molto anche dalla sensibilità della pianta. Tornando a noi, potete risolvere o cercare di risolvere, se non è troppo grave, se non è troppo compromesso, con del nitrato di calcio da somministrare per via fogliare, ovvero, vi faccio vedere questo prodotto, ma ce ne sono tantissimi in commercio. Di questo si mettono 30 centilitri in 10 litri di acqua e lontano dai raggi del sole, cioè la sera o il mattino presto, ma è preferibile la sera, si irrorano le foglie e la pianta tutta nel suo insieme. Questo perché attraverso le foglie l'assorbimento di calcio è più veloce, più semplice e più efficace rispetto alle radici. Quel tipo di irrorazione va fatta ogni 7-10 giorni fino alla scomparsa del problema. Io sono al secondo ciclo. Sui frutti nuovi devo essere sincero, rispetto all'anno scorso che non ho avuto risultati, quest'anno mi sta dando un pochino più di soddisfazione. Però, come vi dicevo, rispetto all'anno scorso l'incidenza dei pomodori danneggiati è minima. Quindi la domanda che si pone adesso è: quale varietà di pomodori utilizzare l'anno prossimo per minimizzare il problema? Allora, quest'anno per la prima volta ho usato i Luana, sono degli F1, sono ibridi. Ho messo una ventina di piante, non ce n'è una, ma una che presenta il problema. Sono pomodori da salsa e da tavola. Sono molto sodi. A me dispiace che siano F1, sto cercando di procurarmi i semi per fare varietà autoctone oppure antiche. Magari l'anno prossimo ci arriveremo, però qualcuna di queste continuerò a piantarla. Guardate che belli, sono sani, hanno una buccia dura, dentro sono morbidi e dolci. Questi sono della varietà appunto Luana Porto Mio, se li trovate anche di altre ditte, di altri produttori. I ciliegino vanno benissimo, non ho problemi, faccio vedere, eccoli qua. Anche questi ho messo una decina di piante, sono tutte assolutamente belle. Anche come resistenza delle foglie alle varie malattie, li ho trovati ottimi.
anche queste purtroppo sono F1, sono ibridi. E pazienza. Avete qualità da consigliarmi? Vi ringrazio, potete scrivermeli qui nelle note. Come avrete visto da questo video, mentre facevo la carrellata dei pomodori, qualche pianta è colpita dal peronospora. Il prossimo video probabilmente vi dirò come sto combattendo il problema. Questa è un'altra piaga che affligge gli orti e di cui tanto si è scritto e parlato. Io intanto vi ringrazio per aver visto questo video. Se avete consigli da darmi, li accetto molto molto volentieri. Mi trovate su Facebook, mi trovate su Instagram, su YouTube ovviamente. Cercate il mio nome, mi farebbe piacere scambiare quattro chiacchiere con voi e avere un parere diverso. Grazie e buona serata.